Ciao ragazzi e bentornati, anche oggi nuovo video a tema Harry Potter e finalmente a distanza di quasi 2 mesi, lo so, sono davvero pessimo, vi mostrerò cosa ho acquistato all'Harry Potter Exhibition di Milano e anche da Primark. Alcune cose le ho acquistate a Milano, altre a Berlino, ma di questo ne parleremo tra poco perché prima voglio ricordarvi che qualora voleste acquistare delle magliette super nerd, ragazzi, di qualsiasi fandom, le trovate su Pampling e potete utilizzare il codice 7potter tutte le volte che volete per avere il 15% di sconto su tutti i vostri acquisti da qui all'eternità. Ragazzi, io oggi indosso questa della Casa di Carta che al momento è diventata la mia preferita. Ma adesso bando le ciance e cominciamo con quello che ho acquistato all'Harry Potter Exhibition. Piccola premessa, ragazzi, le cose costavano davvero uno sproposito. C'erano quasi esclusivamente cose Noble Collection a prezzo di listino, quindi nessuno sconto, addirittura forse un po' più alti rispetto al normale. E poi davvero c'erano tanti piccoli gadget, portachiavi, spille, ma anche quelli costavano uno sproposito. Io ho acquistato solamente 2 cose. La prima è questa qui, e si tratta della guida al tour, la guida ufficiale alla mostra. È in italiano, nonostante fosse interamente disseminato da guide in inglese dentro il negozio, alla fine, chiedendo ai commessi, sono riuscito a capire che sulla cassa era presente un piccolo mazzetto di guide in italiano. In poche parole, volevano venderti a tutti i costi quelle in inglese, ma se poi proprio non le volevi, in cassa ne tenevano qualcuna in italiano. Quindi sono stato fortunato e l'ho acquistata. Questa qui è costata 15 euro, quindi né poco né tantissimo, visto i prezzi che c'erano lì dentro, ma devo dire che è davvero ben fatta. La qualità della stampa è molto molto alta, siamo ai livelli di Panini Comics, per intenderci, ed è davvero molto molto bella, completa e dettagliata. E piccola chicca, all'interno della copertina era inclusa questa qui, che è una copia della lettera di accettazione di Harry Potter, che arriva da Hogwarts ed è firmata dalla McGranitt. Questa è stampata in una sorta di pergamena ed è davvero molto molto ben fatta. Quindi piccola chicca che hanno incluso all'interno della guida e che sicuramente fa molto molto piacere. Devo dire che in linea generale è davvero molto ben fatta e i 15 euro chiesti sono quantomeno giusti, onesti. E per questo motivo l'ho acquistata. Fatemi sapere se anche voi l'avete acquistata, anche se credo che ormai la mostra dovrebbe essersi conclusa. Però sono molto curioso di sapere cosa voi avete scovato in mezzo a tutta quella roba. Io questa e poi un'altra cosa. In fondo al negozio, quasi vicino all'uscita, c'era un piccolo stand interamente dedicato a Mielandia, con una cassa apposita e delle scaffalature piene di dolci di Mielandia, che da lontano sembravano tantissimi, poi alla fine erano 2 o 3 cose diverse. C'erano 3 tipi diversi di caramelle, una al sorbetto al limone, una al peperoncino e un'altra che non ho capito. E poi c'erano le gelatine tutti i gusti più una e le cioccorane. Le cioccorane costavano circa 12 euro, così come le gelatine tutti i gusti più uno. Ma io per 10 euro mi sono portato a casa un barattolo di caramelle di Mielandia. Eccolo qui, troviamo questo barattolino in plastica con l'adesivo sul fronte di Mielandia. Dietro abbiamo la lista degli ingredienti, abbiamo anche la licenza Harry Potter. E queste qui sono quelle dal gusto indefinito, perché se nelle prime due c'era scritto limone e peperoncino, in queste c'è scritto semplicemente Flavor Boiled Sweets. Quindi qualcosa di bollito, ma non ho capito cosa, e quindi l'ho prese. E adesso, finalmente, dopo 2 mesi, posso aprirle e assaggiarle assieme a voi. Sono super super curioso, quindi apriamole subito. Ok, finalmente possiamo staccare il sigillo e vedere di cosa sanno queste caramelle. Ok, se lo stacco del tutto si rovina l'etichetta, quindi lo lasciamo così. Ok. Odoriamo. L'odore promette bene.
sanno di vaniglia e un po' di ciliegia, quindi devo dire che forse ho fatto la scelta giusta. Adesso andiamo a pescarne una e vediamo come sanno. Beh, già questa cosa mi stupisce. Ero convinto fossero morbide, fossero delle gelatine, e invece sono molto molto dure e non me l'aspettavo. Quindi ci vorrà un bel po' per mangiarla, ma devo farlo. Quindi alla vostra, ragazzi. All'esterno c'è uno strato enorme di zucchero, quindi se prima non va via quello non si sente il sapore. Devo pazientare. Sì, ok, sanno proprio di ciliegia. È una ciliegia molto dolce, però devo dire piacevole. Quindi sono stato fortunato, anche perché la commessa mi ha detto di prendere queste e di lasciar stare le altre perché erano davvero pessime. Quindi grazie commessa per l'ottima scelta. Comunque 10 euro sono davvero tanti per un pacco di caramelle, ma vabbè. E dopo circa 10 minuti passati a sciogliere una caramella in bocca, perché di sputarla non se ne parlava visto che le ho pagate come l'oro, possiamo passare agli acquisti fatti da Primark. Fondamentalmente da Primark a Milano ho acquistato una sola cosa, che è questa qui. Si tratta di una cioccorana e un barattolo in metallo, tutto decorato a tema cioccorana, e all'interno troviamo una candela che fa odore di cioccolato ed è anche a forma di cioccorana. Spero si possa vedere bene dalla videocamera. L'odore è davvero molto molto intenso. Questa candela dovrebbe durare circa 20 ore ed è alta 5 cm, quindi all'interno la base, quella viola, è comunque candela che continua fino a fondo. Mi è piaciuta, è molto molto carina. Per trovarne una integra ci ho messo qualcosa come 20 minuti, ma poi alla fine ci sono riuscito. E questa qui, se non sbaglio, l'ho pagata circa 3 euro, poco più di 3 euro, forse 3,50, non ricordo esattamente, ma sicuramente molti di voi l'avranno già acquistata, visto che in tanti vivete vicino a Primark. Io invece no. Ma adesso passiamo a quello che ho acquistato a Berlino. Sono solamente due cose, anche se lì era davvero strapieno di roba potteriana, c'erano interi scaffali stracolmi, però mi sono molto limitato, soprattutto perché avevo il bagaglio a mano, non potevo caricarlo troppo, e in ogni caso molte cose erano sì belle, ma davvero molto inutili. E io mi sono limitato soltanto a questi due oggetti. Il primo è questo qui, è costato 2,50 euro e si tratta di Harry portafoto. Qui in alto ha una molletta e voglio metterlo assieme agli altri miei Harry Potter, visto che ho aperto una nuova collezione collaterale di Harry Potter. Qualsiasi nuovo Harry uscirà di qualsiasi serie, io vorrei acquistarlo e aggiungerlo alla mia collezione. E quindi, visto che anche questi qui sono sotto licenza Warner Bros., ne ho preso uno e ho preso solamente Harry, perché c'era anche Hermione, c'era anche Ron, c'era anche l'espresso per Hogwarts, ma ho preferito prendere solo lui. È costato 2,50 euro, è molto pesante, fa parte della linea Home naturalmente, ma devo dire che era molto carino, non è costato tanto e poi soprattutto fondamentale, non occupava molto spazio in valigia. Quindi ho preso questo qui. E per finire ho acquistato una cosa che inizialmente non avevo capito cosa fosse, però costava 3 euro e quindi l'avevo presa. Si tratta di questo coso qui, questo affare, che sarebbe una specie di dispensa piena di pozioni. Qui sui bordi troviamo tutte le etichette delle pozioni, è una sorta di armadietto dei medicinali, non saprei neanche come descriverlo, forse quello di Lumacorno, dove lui teneva tutte le sue tutti i suoi ingredienti, tutte quelle robe lì. E quindi sì, ha a che fare con le lezioni di pozioni. E ragazzi, di cosa si tratta fondamentalmente? È un portapenne magnetico, si apre nella parte superiore e all'interno possiamo metterci delle penne, possiamo mettere tutto quello che ci pare all'interno e poi richiuderlo magneticamente. Non è nulla di che, è in cartoncino pressato, però costava solo 3 euro e sotto licenza Warner Bros. Mi faceva simpatia e quindi ho detto va bene, occupava anche poco spazio, quindi soddisfaceva tutti i miei requisiti fondamentali e l'ho preso.
Non lo so, fatemi sapere voi cosa ne pensate, se l'avete acquistato, c'erano davvero tantissime cose, c'erano le piume, c'erano i taccuini pelosi di Edwige, c'erano i cuscini, c'erano i plaid, c'era qualsiasi cosa. Ragazzi, questo è tutto quello che ho acquistato sia all'Harry Potter Exhibition che da Primark. Fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti, spero di avervi tenuto 10 minuti di compagnia, fatemi sapere voi cosa avete acquistato in questo periodo, sono sempre super interessato, e mandatemi le foto su Instagram, perché mi raccomando dovete seguirmi anche lì, qualora vi facesse piacere. Ragazzi, io a questo punto vi saluto, vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine e mi raccomando ci vediamo presto con tante altre novità. Ciao!